Ciao, sono Alessandro Carfagnini, sono il titolare di Sabio Materials, siamo un'azienda di Forlì che si occupa di sviluppare e produrre materiali sostenibili, materiali plastiche che vorremmo, ovvero materiali che non vengono dal petrolio e che sono biodegradabili, quindi non rimarranno un problema nelle generazioni che verranno. Siamo un'azienda innovativa, siamo una startup di Forlì. E stiamo attivamente portando avanti sia un'attività di innovazione che stiamo entrando in produzione, quindi diventando un'azienda commerciale vera e propria. Io sono un chimico industriale, ho studiato a Bologna e il team dei ragazzi che lavorano qua con me è di formazione anch'essa di chimica. Questo per dirvi anche dove vi può portare gli studi di chimica a realizzare materiali e a realizzare i materiali che vorremmo e che saranno utili a noi nel presente e non saranno mai un problema per le generazioni che verranno in futuro. Questo è il nostro prodotto, si chiama Biodura e spero che possa arrivare nella casa di tutti noi in tempi brevi. Per darvi un'idea, questi sono alcuni oggetti campioni che abbiamo realizzato. Vi saluto. Questa non è una sedia di plastica, è fatta principalmente con materiali organici provenienti da oli e zuccheri. Sabio Materials è una startup di Forlì che sta entrando nel mercato della plastica, producendo un grano realizzato con un polimero in gran parte a base organica e completamente biodegradabile. Il nostro scopo è quello proprio di arrivare ad avere una quantità, una derivazione completa da fonti rinnovabili e vediamo che è tecnicamente possibile. E abbiamo già degli oggetti, abbiamo già delle evidenze, abbiamo già dei prototipi fatti completamente da fonti rinnovabili, quindi fuori dal mondo del petrolio. In questo momento non sono ancora economicamente fattibili e proponibili sul mercato. La nostra tecnologia può arrivare a eliminare l'utilizzo del petrolio. Zucchero e oli di semi sono gli ingredienti che poi diventano semi lavorati e vengono inseriti in questa macchina per arrivare al materiale base. Viene estruso. Uscendo alla fine sotto forma di spaghetti, viene raffreddato portandolo in taglierina dove viene trasformato in pellet. Gli sviluppi di questa tecnologia sono infiniti, il più interessante è quello che riguarda i rifiuti organici, questi possono sostituire gli zuccheri alla base del processo. Questo grano sperimentale è proprio derivato da rifiuti. Abbiamo dimostrato proprio il mese scorso che possiamo utilizzare il rifiuto organico cittadino come base per i nostri materiali dopo un opportuno processo e lo abbiamo dimostrato nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Resurbis, che si è appena concluso. Gli stessi scarti dell'industria alimentare possono essere convertiti negli imballaggi dei generi alimentari che loro andranno a vendere. Tutto questo mediante un processo biologico. Anche gli utilizzi sono molteplici perché la ricerca di Sabio Materials in questi anni ha sviluppato mescole molto resistenti. Il design di qualità sarà la prima applicazione. Noi vorremmo iniziare ripartendo dal mondo del design perché secondo noi è un ottimo portavoce del nostro messaggio. Oggi la richiesta viene tantissimo dal mondo del packaging e ci stiamo attrezzando. Vediamo quello che succede. Noi vogliamo portare il nostro contributo sul miglioramento degli aspetti del mondo della plastica, vogliamo dare la possibilità alle industrie di diventare più sostenibili, utilizzare i nostri prodotti.